parto da te, perché tu in questi giorni hai preso una posizione molto netta rispetto alla vicenda dei migranti. Diceva: quando si tratta di immigrazione, la legalità non è un valore di serie B. Il controllo dei confini è un dovere dello Stato e l'Italia non può essere il porto franco del circolo vizioso ONG trafficanti con un'Europa imbelle. La questione però è questa: se quei migranti a bordo della Alex non avessero violato i divieti del decreto sicurezza bis, dove sarebbero andati a finire? Allora, il tweet che hai, diciamo, ripreso riguardava appunto quel braccio di ferro che è stato davvero, secondo me, imbarazzante per i protagonisti, relativo appunto alla Sea-Watch e alla capitana Carola contro il capitano Salvini. E l'ho trovato imbarazzante per il semplice fatto che in uno Stato di diritto la legge è sovrana, un paese ha il compito, uno Stato ha il compito di far rispettare le leggi, e quindi non mi è piaciuta quel ricatto politico, quella campagna tutta politica che poi ha visto 40 circa immigrati strumentalizzati in quel modo. Io credo che sul caso che hai appena citato, di un'imbarcazione di 18 metri, è chiaro che c'era un problema di sopravvivenza anche su quella barca. Ogni caso è un caso a sé. Quello che però rimane è l'Europa in belle, cioè il fatto che oggi c'è un editoriale molto interessante, secondo me, sul Messaggero, a firma di Carlo Nordio, che parla del regolamento di Dublino. Lo ha detto anche il mio Presidente del Parlamento Europeo: quelle regole vanno cambiate, il paese di primo ingresso è quello che deve gestire i migranti, ma perché non facciamo che sia proprio la nave, siccome queste navi, che ne so, quella olandese è come un pezzo di Olanda che galleggia sul mare, perché non facciamo in modo che siano proprio i capitani di queste imbarcazioni a caricarsi delle richieste d'asilo? Perché altrimenti questo circuito perverso tra ONG e trafficanti, che ONG che volenti o nolenti, indirettamente o direttamente, si fanno complici del traffico di esseri umani, è un crimine orrendo, purtroppo questo meccanismo non si spezzerà e la sovranità italiana continuerà a essere sfidata in mare a discapito di queste persone. Allora.